La coppia parla del matrimonio che hanno da poco celebrato. Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono stati ospiti a Verissimo e hanno parlato del loro matrimonio. L'ex Vipona e l'ex ballerino di Ballando con le Stelle si sono sposati il 5 maggio e hanno fatto poi una seconda cerimonia il 13 maggio con molti VIP tra gli invitati. La prima a raccontare le proprie emozioni è stata la Nazzaro. Ancora viviamo una favola. Un sogno. Non credevo al colpo di fulmine. Mi sembrava surreale in così poco tempo provare delle sensazioni così forti. Così belle. Così pure. Così semplici. Era tutto semplice e naturale. Ho deciso di crederci. Di lasciarmi andare e alla fine abbiamo realizzato una favola e stiamo vivendo una favola. E, bellissimo anche condividerlo e raccontarlo. E, stata una cosa incredibile la serenata. Ero pronta a mettermi il pigiama e mio figlio non me lo faceva mettere. Ad un certo punto ho sentito una musica fortissima. Mi sono affacciata e ho visto qualcosa di impensabile, divertente e super emozionante. E, stato bravissimo perché ha coinvolto tutti gli amici. Il vicinato, un sogno. E, stato travolgente. Nessuno ha la palla di vetro per sapere come andrà il futuro, ma la cosa sbagliata è non viversi le emozioni del presente. Sarebbe stato un peccato non lasciarci trascinare. Lui mi rende davvero una donna felice, nella quotidianità più semplice di una coppia. Tra le tante cose belle, per esempio, la prima notte dopo che ci siamo sposati in Campidoglio, mi ha fatto trovare sotto il cuscino una lettera d'amore e un solitario. Lui è una sorpresa continua. È una favola. Stefano ha invece detto. Sono ancora agitatissimo. Prima scherzavamo a dire, mia moglie, è bellissimo. L'ho fatto proprio perché sapevo che a lei faceva piacere ricevere una sorpresa del genere. C'era la canzone come una favola. All of me, canzoni nostre. La proposta è arrivata un anno fa, ma in realtà volevo farla immediatamente. Manila. Devo arrivare per forza le cose belle quando si resta buoni nel cuore. Me lo sono proprio meritato questo ragazzo. I miei figli erano emozionati. Non vedevano l'ora di essere lì e vivere con noi questo momento. Amano follemente Stefano. Mi è stato criticato il coraggio di vivere un nuovo amore, ma non me la sono presa perché molte donne mi mandano messaggi in cui mi sostengono. Vale sempre la pena provare ad essere felici. L'infelicità non ci porta da nessuna parte. 19 anni fa mi sposavo per la prima volta, ma questa volta è stato come ho sempre sognato. Ho vissuto tutto come se non avessi mai vissuto una cosa simile prima. È stato il mio unico. La cerimonia l'ha officiata Milena Miconi. Ci sono stati momenti di grandi risate e divertimento. Gli invitati sono stati bravi a ballare. Hanno partecipato. Abbiamo coinvolto tutti. Ho ballato anche io. Matilde, Brandi, NDR, ci è mancata tantissimo a me. Milena e Angela, Melillo, NDR. La preparazione delle damigelle è stata super divertente. Sono riuscite a smorzare tutta la tensione. Prima che lei partisse siamo state insieme e abbiamo fatto da mental coach nei suoi confronti. Sapevo che sarebbe stata forte. Per ora sta dimostrando che guerriera è e noi la sosteniamo da fuori. Infine Stefano ha svelato. Siamo felici. Ho solo lacrime di gioia. Il cuore batte forte ogni giorno. Siamo sempre insieme. La cosa bella del matrimonio è vivere insieme le gioie e i dolori. Il nostro sogno è incrementare la famiglia se Dio lo vorrà.